La collana, insomma, con Monica ne abbiamo già chiacchierato perché, come si diceva, è alla quarta uscita, ha inaugurato a ottobre del 2020 con i primi due titoli che sono questi di Pier Domenico Baccalario e di Daniele Nicastro, La tempesta e Il prigioniero nella pietra. Ci saluta anche Silvia Nono, che è appunto la direttrice di questa collana. È uscito poi a gennaio invece il terzo volume di Manlio Castagna, L'amore vince tutto, qual è la caratteristica, per farla breve, di questa collana, di questa serie che inaugura la collana di Emons per ragazzi? La collana di carta, ecco qua svelato, perché Emons, insomma, fino a quest'ottobre si è occupata sempre di libri, anzi di audiolibri, è meglio dire, per ragazzi, ma sempre solo nel formato audio. Avevamo questo grande sogno nel cassetto, che era quello di fare dei libri parlanti, perché questo sono i libri della collana Mercurio, hanno questa caratteristica, sono dei libri di carta, quindi con tutte le loro caratteristiche, diciamo, tradizionali della lettura, ma a fianco alla possibilità di una lettura con gli occhi, mettiamola così, c'è la possibilità di una lettura con le orecchie, che viene data in due modi. Una è quella appunto dell'audiolibro integrale letto da Riccardo Riccobello, che è stato veramente un grande a interpretare questi quattro diversi artisti. Poi vedremo appunto nel dettaglio di cosa stiamo parlando, che si manifesta in questo modo, con un codice QR che è inquadrato con lo schermo del cellulare, fa risuonare direttamente la voce appunto del lettore che racconta la storia. Ma noi non ci siamo fermati qua, perché altrimenti il bello del gioco sarebbe finito subito, ma ci siamo inventati anche altre tre momenti audio che sono sparsi nel testo, sempre sotto forma di piccoli codici QR, che sono addirittura dei contenuti che gli autori hanno scritto apposta per l'audio, quindi non sono scritti nel testo, ma rappresentano quello che io, così per mia perversa fantasia personale, ho immaginato come dei pop-up audio, cioè sono proprio delle espansioni sonore alla narrazione tradizionale, dove appunto la voce dell'autore parla, e del lettore, quindi fa parlare l'artista protagonista di questo libro. Perché? Qual è l'altra caratteristica di questi libri? Che i tre bambini protagonisti, che vediamo in ogni copertina, sono presenti, illustrati dalla bravissima Kalina Muova, che sono Jamal, Lorenzo e Nina, viaggiano nelle città dell'arte italiana indietro nel tempo e incontrano i grandissimi protagonisti del panorama artistico italiano, ma oserei dire mondiale. In questi codici QR sparsi parla proprio l'artista. Quindi, per quanto riguarda il libro di Pier Domenico, era Giorgione; per quello di Nicastro era Michelangelo; per quello di Manlio Castagna era Caravaggio. E qui lascio la parola invece a Davide Morosinotto, che ha individuato nella sua scelta, perché ogni artista ha scelto liberamente il proprio, ogni scrittore ha scelto il suo artista, ha scelto Giotto. Nina, dico bene? Domandò l'uomo che abitava in cima alla torre. La ragazzina era ancora ferma sulla soglia. Lui le dava la schiena, come appollaiato sopra un'enorme poltrona dallo schienale vertiginoso. La finestra era aperta, ma non entrava un filo d'aria. La stanza era polverosa e puzzava di carta e pelle vecchia, cotte dal sole. Dice bene, rispose Nina. Vieni pure. Il pavimento di legno scricchiolò sotto ai suoi piedi, e quando si fermò, Nina continuava a vedere lo schienale e l'ombra di quell'uomo. Aveva un lungo naso, le dita sottili con molti anelli, uno diverso dall'altro. Tua mamma come sta? Le domandò. Molto bene, signore. Mi ha detto di salutarla. La brava Inge, ricordò l'uomo, facendo poi cadere la voce. Inge Pabst, esatto. La pelle della poltrona crepitò mentre lui si aggiustava sul cuscino.
È felice? Mi sembra contenta, rispose Nina. Immagino che dirigere la Galleria Palatina fosse tipo il suo sogno da ragazzina. E tu? Firenze è molto meglio di Monaco. Uno sguardo balenò dall'ombra, come un lampo di luce su una vela in tempesta. Intendevo, e qual è il tuo sogno? Anche tu vuoi comprendere i misteri dell'arte? Nina sentì arricciarsi i peli delle braccia. L'occhio dell'uomo che aveva intravisto di profilo le sembrò quello di un uccello. No, rispose dominando la paura. Credo di no. Anzi, sono sicurissima di no. L'uomo rise. Te l'ha detto tua madre di rispondermi così? No, rispose di nuovo Nina. Non mi ha detto niente sul nostro incontro, tranne che... Che? Che era importante che venissi, di stare tranquilla, perché... L'uomo le lasciò il tempo di scegliere con cura le parole. Perché lei non è cattivo. Lui si lasciò affondare nello schienale con un sospiro divertito, il suo volto di nuovo nascosto. No, non troppo almeno. Mi aveva avvertita che l'avrebbe detto, rispose Nina. E di cos'altro ti ha avvertita? Hai paura? Nina si guardò intorno imbarazzata. Era entrata in quel palazzo di Firenze, aveva spinto una stretta porta senza numero civico ed era salita fin lassù lungo un camminamento stretto e alto, come quello di una torre medievale. In tutto il palazzo c'era un'unica stanza abitata e in quella stanza un'unica persona, con una poltrona e una grande finestra aperta. Quando si progetta una collana, una serie come questa, che è fatta di storie verticali, cioè ogni libro della collana dei misteri di Mercurio può essere letto indipendentemente dagli altri, quindi non c'è un uno, un due, un tre, senza i quali non si capisce che Lord Voldemort in realtà è Riddle. Quindi non c'è una crescita orizzontale necessaria, sono libri che si possono godere tutti indipendentemente. La prima cosa da fare è mettersi d'accordo su quelli che sono i pilastri della collana. Questa ne ha due fondamentalmente. Uno, l'avete detto, è Mercurio, questo misterioso uomo, forse, donna, forse, uccello nero che ogni tanto cammina nell'ombra o vola davanti ai ragazzi. Chi è Mercurio? Prima grande domanda, a cui forse nemmeno noi autori sappiamo rispondere bene. O non vogliamo. E la seconda parte, il secondo pilastro è fatto dai tre ragazzini che sono protagonisti della storia. E sono tre ragazzini che sono stati inventati dal terzo e misterioso autore della collana, che non è qui presente, che si chiama Manlio Castagna, che in una giornata di sole, come sono tipiche a casa sua, lui è di Giffoni, vicino a Salerno, ha inventato i tre personaggi di cui, se volete, poi Daniele vi racconterà, anzi Daniele Angelo vi racconterà meglio. Quindi da Maglio arriva questa idea dei tre ragazzi, il misterioso Mercurio arriva da Emos e cosa ci facciamo? Daniele ed io con questi personaggi, tutto il resto li approfondiamo, li cominciamo nel suo caso a scolpire perché lui si è occupato di Michelangelo, io invece sono di un pittore, Giorgione, di cui ho un paio di tele qua di me, così se dovessero servire. Sì, un paio di originali presi così a Castelfranco quando vado a trovare gli amici. Ma scherzi a parte, noi ci siamo potuti concentrare sulla costruzione a tutto tondo di questi tre personaggi che sono quindi anche cambiati rispetto a come magari Maglio se li era inventati quando è stato folgorato sulla via di Giffoni e sono diventati quelli che avete letto in questa storia. Ovviamente io ho avuto un privilegio, quello di descriverli per primo, e quindi i miei colleghi, Daniele, che è già uscito, e Manlio, che uscirà, credo, in primavera col terzo libro della collana, un po' hanno dovuto seguire alcune mie descrizioni che erano, a detta loro, particolarmente riuscite. E quindi succede così, che quando si lavora insieme c'è chi inventa insieme e c'è chi costringe poi gli altri anche a seguire le sue intuizioni. È una costrizione che fa parte del nostro lavoro, anzi, senza certe costrizioni e certi vincoli non sarebbe così
divertente e stimolante fare il nostro lavoro. Daniele, se vuoi raccontare chi sono i tre ragazzi. Vado a raccontare. Ok, tra l'altro stavo per dire la stessa cosa, cioè i paletti, le costrizioni, chiamiamole così, in realtà stimolano la fantasia, per cui proprio da uno di questi paletti, cioè uno dei tre personaggi, Lorenzo, quello che vediamo qua in mezzo, particolarmente prestante e atletico, mi è venuta l'idea di strutturare una trama in cui, ma se uno a cui piace il parkour, uno atletico, brillante, cade e comincia ad avere paura, cosa succede? Ecco, e da lì sono partito a strutturare la trama del prigioniero nella pietra. Però a parte Lorenzo, che è fiorentino doc ed è quello atletico del gruppo, poi abbiamo anche Nina e Jamal. Nina è la figlia della direttrice di Palazzo Pitti, quindi è una ragazza brillante che è cresciuta a pane e arte. Lei sa un po'. Non ce ne vogliono i direttori ufficiali di Palazzo Pitti. La nostra è una direttrice di passaggio per la città che porta con sé anche sua figlia. È un omaggio, non è nessun riferimento è voluto, ecco. Esatto. Siamo scrittori, quindi non vogliamo prenderci assolutamente nessuna responsabilità. Per fortuna abbiamo la fiction dalla nostra parte. E quindi lei conosce tutto di arte, conosce le opere, conosce i pittori, gli scultori. Il suo preferito è Caravaggio, ma questo non le impedisce di dispensare informazioni qua e là su tutti quelli che incontrano e soprattutto quando ce n'è bisogno. Il terzo è Jamal, che è di seconda generazione, i suoi sono egiziani, lui però è nato e cresciuto qui in Italia e lui legge tantissimo, per cui richiama alla mente delle citazioni o dei libri o delle cose che possono venire utili in qualsiasi momento delle loro avventure, quando devono risolvere uno dei misteri che gli propone Mercurio. E quindi si capisce subito, sono tre amici ben amalgamati, ecco, tre, ognuno con la sua proprio carattere, con la sua propria testa, ma uniti insieme sono una forza della natura in grado di fare praticamente qualunque cosa. Come nasce questa trama? In realtà non nasce solo da me, insomma, da una mia idea, ma dalla collaborazione con il gruppo di cui faccio parte, di Bucconatri. Oltre a Pier Domenico Baccalario, anche Manlio Castagna, che è un po' il padrino di questa serie, ed è lui stesso che ha in realtà avuto l'idea di Nina, Jamale, Lorenzo, e che ha portato un po' avanti, ha fatto da testa di ponte di questa avventura, e poi tutti insieme abbiamo collaborato per dare una forma, un equilibrio ai vari personaggi. E la cosa bella è che ognuno ha potuto mettere le proprie caratteristiche, il proprio stile, e anche proporre, quindi è stato molto bello la libertà che abbiamo potuto avere nella scelta dei personaggi. Io ad esempio sono andato subito in controtendenza scegliendo uno scultore invece, anche pittore, ma in modo particolare una scultura famosissima e importante rispetto invece ai libri di Pier Domenico e a quello di Manlio che uscirà, poi magari, non so, ne parla Carla se si può dopo. Sì. E quindi è stata un'esperienza molto molto bella e abbiamo potuto veramente sfruttare le nostre caratteristiche di lavorare, cioè in gruppo, di lavorare come team per valorizzare la storia, perché alla fine la cosa più importante è la storia che leggerà il lettore o la lettrice, perché lo possa coinvolgere il più possibile e trascinare dentro l'avventura. Ecco, la cosa bella di questa serie è che è un mix perfetto, incredibile, di avventura, mistero e arte. Così non ce ne sono, almeno che io sappia, di altre serie che trattano l'arte in questo modo, quindi sono felicissimo. Sì, infatti non abbiamo accennato tanto alla trama del libro, la racconto brevemente. Racconta di questi tre ragazzi che hai nominato, Nina, Jamal e Lorenzo, che sono tre ragazzi che si ritrovano a vivere queste avventure pazzesche e a fare dei viaggi nel tempo, a dover risolvere dei misteri legati alla storia dell'arte e anche entrare in contatto con, quindi, epoche diverse, ma anche con i grandi maestri della storia dell'arte.
Questo è un progetto che è stato possibile grazie a un'intuizione da parte dell'editore Emons, che ci ha contattato nella figura di Manlio Castagna, che è stato il primo di noi a entrare in contatto con lui per raccontare l'idea iniziale dei misteri di Mercurio. Poi è stata portata dentro l'agenzia Bucone 3, che non è una struttura, non esiste come nemmeno come uffici, se per questo ognuno di noi lavora a casa propria, ci vediamo quando ci si poteva vedere, molto spesso durante l'anno, adesso un pochino meno, ma cambia poco. E da un'idea tutti aumentano questa idea dando contributi, suggestioni, cosa da fare, cosa da non fare, e c'è qualcuno del gruppo che si occupa di redigere una specie di minuta, no? Di documento, dove tutte le idee buone dell'idea iniziale sono messe per iscritto, sono codificate e valgono per tutti. Ovviamente quelle dei misteri di Mercurio sono valse per noi dopo che Emons, leggendolo, ha detto: va bene, mi piace così, ma metteteci anche un merlo, mettiamoci anche un merlo. E partendo, in realtà, sto scherzando, venuto misterioso per costruire poi i nostri personaggi. Ma l'idea di collaborare sta proprio nel collaborare nella visione, no? È una visione che ha un pezzetto di Incastro, di Castagna, di Pier Domenico e di altre persone che vogliamo. Non si vedono, no? Contente anche di sparire, nel senso che non è che abbiamo questa grande volontà di apparire sempre noi, no? Ma ci piace che escano le storie, i progetti, i libri, come in questo caso. Poi, insomma, qui abbiamo davanti un libro con la voce, un libro parlante. Io non ho mai visto niente di più bello, insomma. Da ragazzino avessi avuto un libro che mi parlava, non avrei fatto altro che ascoltarlo e leggerlo insieme, no? E poi Dani, qui ci sono anche dei segreti, no? In ogni libro che parlano. Sì, in realtà abbiamo già un po' accennato ai segreti, però sono veramente incuriosisce ancora di più questo che già di per sé stesso le bellissime immagini. Veramente di più che io non ho mai provato nei libri, e mi sarebbe piaciuto provarli anche da ragazzo, onestamente. Ognuno di noi ha seguito una sua passione particolare. Giorgione è la grande rockstar del suo periodo storico, insomma, come tutte le grandi rockstar fanno, incidono 4 pezzi e poi o scompaiono o muoiono, o si dice che sono morti e non lo sono. Giorgione fa altrettanto, non ha nessun interesse sulla sua biografia, nemmeno a firmare i quadri, quindi è anche un pittore che fa il ghost di se stesse, se vogliamo. È straordinariamente bravo, non si sa nemmeno se fosse grande, grosso e quindi Giorgione, oppure semplicemente fosse un grande compagnone e facesse risse con gli amici, come ho avuto modo di raccontare, per me quando l'ho scelto non ho avuto dubbi, perché io vengo da una famiglia di legali e sono figlio unico e non faccio la professione di famiglia, e Giorgione veniva anche lui da una famiglia di legali e si impuntò a un certo punto per non seguire le orme paterne all'epoca e provare a seguire la sua vocazione. Questa storia qui mi venne raccontata quando, appena laureato, andrai a lavorare alla Normale di Pisa, dove ebbi il privilegio di lavorare per qualche tempo con Salvatore Settis, che è uno dei grandi esperti italiani di Giorgione. Il suo libro sulla tempesta è meraviglioso, e consiglio a tutti voi di leggerlo, che in una cena mi raccontò questo aneddoto, e quindi io mi sentii in qualche modo affine a questo misterioso pittore che non ne voleva sapere di fare il notaio. E quindi, protetto dall'ombra lunga di Giorgione, quando ho potuto raccontare di un pittore non ho avuto dubbi, mi sono ricordato Pisa, la Normale, il professor Settis, e ho scelto lui, e ho scelto di raccontare di lui quello che si può raccontare, come fabbricava alcuni dei suoi colori. La mia storia si svolge nel centro di Firenze, che se si attraversa a piedi, ecco, in un quarto d'ora ce l'hai fatta, quindi è tutto molto concentrato. Però ecco, sì, ho dovuto farmi tutte le mie ricerche e rinfrescare cose che già sapevo e scoprirne di nuove che mi hanno molto appassionato e che poi sono finite direttamente nella storia, ovvio.
Tra l'altro, attraverso questi tre personaggi, vorrei tornare un attimino sui personaggi, che hanno una caratteristica molto bella. Singolarmente, ognuno ha le sue caratteristiche, sia per la famiglia dalla quale provengono. Nina, ad esempio, è la figlia della direttrice di Palazzo Pitti. Jamal è figlio di una coppia di egiziani che ha una fioreria. Mentre Leonardo, ecco, scusami, Lorenzo è invece un fiorentino doc. Ecco, presi singolarmente, ognuno ha i suoi pregi e difetti, ma da soli non andrebbero chissà dove. Però insieme formano una banda, formano un trio pazzesco, perfetto. E non tutti hanno lo stesso amore per l'arte che ad esempio ha Nina. Il che secondo me avvicina anche tantissimo i ragazzi, perché non tutti sono appassionati, però ecco, Lorenzo per primo è la dimostrazione che si può in gruppo trovare qualcosa di bello, in qualcosa in cui da solo non ti avvicineresti. Quindi la condivisione ci permette di avvicinarsi e scoprire delle cose inaspettate dalle scorribande, anche dall'arte. E questo gruppo e questa mix di amicizia, secondo me, è vincente. Per cui, ok, raccontare gli artisti, ma attraverso gli occhi di questi tre ragazzi può essere veramente il mix che arriva a coinvolgerti e leggere uno dietro l'altro, perché sono come le patatine, questi. Che poi tu l'hai saputi raccontare anche, no? Con un linguaggio contemporaneo, hai usato anche il dialetto fiorentino, quindi hai cercato di usare anche delle contestualizzazioni per cercare di essere il più possibile vicino a quello che i nostri ragazzi di oggi, no, vivono, quindi quali sono i loro miti, i calciatori, le serie TV, quindi è anche questa il bello di questo tuo lavoro, no? Hai proprio cercato di utilizzare tutti i modi per poter appassionare i ragazzi a queste vicende di questi tre ragazzi e di questo merlo particolare. Certo, chiaramente non solo io, ma anche gli altri miei colleghi, quindi anche Pier Domenico, Manlio, eccetera, abbiamo veramente cercato di creare dei ragazzi che potessero essere verosimili, realistici, e che in effetti con questo gergo comune, con questa parlata giovane, si ritrovano poi a vivere delle gag automaticamente quando si ritrovano catapultati nel passato, perché invece la gente di quell'epoca parlava in un modo completamente diverso, difficile per loro e a volte è comico, per cui ci dava anche spunti narrativi, gli effetti, ecco, del linguaggio contemporaneo si estendevano e ci hanno divertito, perché si vede ognuno ha fatto a suo modo delle battute o dei riferimenti culturali moderni paragonati a quelli magari del passato. Le vite degli artisti del Rinascimento sono eccezionali, sono piene di luci, ombre, di battaglie, di avventure, solo che venivano un po' lasciate da parte per parlare delle tecniche, delle cose un po' più noiose, ecco, diciamolo. Per cui anche io a scuola vivevo questa esperienza, e quindi questa serie ci permette veramente di farli uscire dalle pagine e farli diventare umani, con tutte le loro speranze, il loro coraggio, la rabbia, in particolare per Michelangelo la rabbia, perché non gli potevi dire tanto così, che subito esplodeva, giustamente, perché lui sapeva di essere un genio. Il fatto che questo si possa portare nelle scuole lo confermo, perché al momento ci sono almeno due istituti che nel mio caso stanno leggendo Il prigioniero nella pietra, dal Piemonte alla Sicilia, e non vedo l'ora di incontrarli e vedere che cosa hanno realizzato anche fisicamente, perché sono a volte progetti interdisciplinari, quindi si legano all'arte e fanno magari delle prove pratiche, quindi sono veramente curioso, perché non vedo l'ora di vedere, di parlare proprio di questi libri con i ragazzi alla fine della lettura. Ma sì, ma perché alla fine, come avete detto voi, il fatto di
diciamo, introdurre non solo l'artista, ma anche l'uomo, nel caso di tutti e tre, e incuriosisce il lettore. E penso che i ragazzi, diciamo, la chiave di lettura, la chiave di volta nei confronti dei ragazzi sia proprio quella, incuriosirli, perché appunto, come dicevi tu, Daniele, magari a volte subentra la noia per dover studiare un'opera d'arte, invece in realtà l'opera d'arte proposta in questa maniera, e poi ovviamente approfondita con le tecniche, con qualcosa di più specifico, però sicuramente è più interessante. Io, per esempio, non spero, insomma, di non spoilerare nulla, però vorrei leggere giusto due righe che sono praticamente, secondo me, da quello che ho percepito io, il punto di vista, diciamo, di Michelangelo su tutta la sua opera. Quando lui dice, cerco la perfezione, capisci? Tornò a girarsi verso la statua rischiarata dalla fiamma. La perfezione si ottiene quando non c'è più niente da togliere. La figura è lì, prigioniera nella pietra, la sento, mi supplica di liberarla, di darle il respiro, la vita. Sto resuscitando uno che era ritenuto morto da 40 anni. E guarda l'ora, sprigiona forza ed eleganza. E ovviamente sta parlando del Davide, della statua che sta realizzando in questo libro. Quindi, diciamo, io l'ho trovato davvero interessante questo modo di approcciarsi alla storia dell'arte, però infatti Daniele volevo farti anche questa domanda, non so se è stato poi difficile scrivere questo libro, perché è vero che c'è l'aspetto umano, l'aspetto del romanzo, dell'avventura, tutti gli elementi che avete evidenziato voi, però c'è anche un contesto storico ben preciso, quindi immagino ci sia stato dietro, non solo per te ma per tutti quanti, anche un lavoro di ricerca, giusto? Sì, esatto. Certamente la ricerca è stata importantissima, perché è vero, sono libri che sono divertenti, ben costruiti, pieni di humor, ma sono attenti e hanno una ricostruzione storica ben precisa. Io in particolar modo, forse ho pure esagerato, nel senso ho letto un sacco di materiale perché ci tenevo, ma mi interessava. Poi il bello è anche questo, quando racconti delle storie, approfondisci degli argomenti che ti piacevano ma non avevi magari mai avuto la possibilità di metterci su, e quindi ho letto parecchio materiale, sono andato anche a Firenze, quindi ho visitato Casa Buonarroti, dove inizia un po' la storia, e lì ho trovato tutto quello che mi serviva, ho respirato un pochino l'atmosfera, i luoghi dove Michelangelo era stato, e ho cercato di riportarli sulla carta. E devo dire che, ad esempio, in Piazza del Duomo, ecco, dove adesso c'è il Museo dell'Opera, ho chiesto agli inservienti, ad esempio, dove fosse più o meno il cortile dove Michelangelo scolpiva fisicamente il Davide, e non me l'hanno saputo dire con certezza, ma l'ipotesi era che nel momento in cui glielo stavo chiedendo era lì. L'atrio del museo era quello che probabilmente era stato cinto da una staccionata da Michelangelo, perché non voleva che nessuno lo vedesse. È stata un'emozione incredibile, cioè pensare che tutto quello che già ormai era nella mia mente stava succedendo lì solo 500 anni fa. E è una cosa veramente, è stata un'emozione, lo dico proprio. Caravaggio per me è molto di più che una scelta, diciamo così, di opportunità o così, perché mi piaceva parlare di un pittore piuttosto che un altro. Caravaggio per me è proprio un riferimento da forse una trentina d'anni, e quello è di tutti gli artisti, quello che sempre più mi ha intrigato, mi intriga tutto della sua vita e del suo modo di fare arte. Innanzitutto Caravaggio è un straordinario personaggio attuale, come posso dire, è vissuto alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, ma già con uno spirito profondamente romantico, ottocentesco in questo senso, e dirò di più, anche già sforando nei tempi moderni, perché lui è un precursore della fotografia, della cinematografia, è un pittore che attraverso le luci e le ombre ha dipinto le immagini, ha dipinto i corpi, ha dipinto delle atmosfere che sono assolutamente da cinematografia o da fotografia. Tant'è che dico spesso che molti registi e tantissimi direttori della fotografia, quando parlano di ispirazione,
quasi sempre citano Caravaggio tra i loro riferimenti, perché appunto ha avuto la capacità pazzesca di creare delle storie dentro un unico fotogramma. Se si vede, per esempio, uno che ho sempre amato molto, no? La Folgorazione di San Paolo che cade da cavallo, fondamentalmente, e di Saulo, in quel senso, o meglio, è Saulo prima di diventare poi San Paolo, è un'immagine straordinaria che ci racconta dell'illuminazione, ci racconta della folgorazione di un uomo, di un'anima, che improvvisamente scopre la verità, ma ne rimane anche atterrito in tutti i sensi, proprio cadendo da cavallo. Quindi in un frame, in una breve inquadratura, più o meno breve, poi dipende da quanto è grande il quadro, ma comunque in uno spazio di una immagine fissa, Caravaggio racconta tutta una vita, racconta tutta una storia. Così come è meraviglioso, per esempio, la chiamata di San Matteo da parte di Gesù lì nella taverna. In quel fotogramma, in quel dipinto, c'è talmente tanta vita, c'è talmente tanta scena animata, che è difficile immaginarlo come un quadro. Quello è davvero un fotogramma di un film, fondamentalmente. Quindi Caravaggio è per me un riferimento su come si raccontano le storie, e poi anche un riferimento per la sua vita. Nessuna vita come quella di Caravaggio è bella da raccontare, no? Da quando nasce a quando muore, giovanissimo, noi ci troviamo di fronte ad un personaggio che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, maledetta, una vita per certi versi triste, per altri versi invece piena di vita, ma comunque da raccontare. Niente a che vedere con tutte le altre vite di altri grandi artisti suoi contemporanei, che sono venuti prima e dopo, che non hanno la stessa forza. Quale pittore ha nel suo bagaglio di esistenza un omicidio, amori di tutti i tipi, con uomini e donne, prostitute? Chi ha un padre, uno zio, un nonno morti di peste nel giro di una settimana? Chi ha una morte che non è stata ancora ben compresa e non verrà compresa mai più? Chi ha nel suo bagaglio dipinti che probabilmente sono stati dipinti ma che nessuno conosce? Ecco, è un pittore di cui si sono scritti centinaia di libri. Un sogno che ho da sempre, ma non, al di là del passeggiare in maniera silenziosa e solitaria, poi a un certo punto nelle prime pagine proprio lo dico, che lei si gode il museo tutto per sé, no? Ha questa possibilità perché lei è la figlia della direttrice del museo. Ma al di là della pace esclusiva che Nina riesce ad avere, il mio sogno sempre è stato, ma lo credo sia di molti, non il mio soltanto privato, quello di poter entrare dentro i quadri, no? Di andare a vedere dentro quelle meraviglie dipinte che cosa stava succedendo. Io mi diverto tantissimo a far vibrare le varie corde, diciamo così, del nostro italiano. L'ho fatto per la prima volta nella Notte delle Malombre, il mio romanzo che è uscito un po' di tempo fa, con molto napoletano, però quello è un libro molto drammatico, però ho raccolto questo grande gusto per le tante variazioni che può avere la nostra lingua. Ed è un motivo per cui, a differenza di altri miei colleghi, amici scrittori, di cui ammiro moltissimo il loro percorso, però loro, a differenza di molti, io ambiento le mie storie in Italia, perché mi piace proprio questo elemento qui delle nostre storie, cioè che puoi dare anche una coloritura, anche perché in Italia l'italiano non si parla dappertutto, o meglio, comunque si parla in maniera mescolata. Ora tu sei siciliana, se non sbaglio, e io per esempio trovo straordinaria la lingua siciliana, il dialetto siciliano, e quindi se io parlo, quando io sono stato tantissime volte in Sicilia, ho lavorato per molto tempo anche ad Avola, e lì si parlava italiano, misto siciliano continuamente. E allora è disonesto, ecco, raccontare l'Italia senza queste variazioni linguistiche. Per Jamal è a maggior ragione, perché lui poi ha una origine egiziana. Tra l'altro io ho vissuto per molto tempo lavorando in Qatar, dove ho appreso almeno un po' di arabo, molto poco, perché l'arabo è veramente arabo,
era impossibile da capire. E, però ho raccolto il sapore di certe parole, non ho esagerato perché altrimenti sarebbe diventato incomprensibile, però è bello ogni tanto metterci una nota, perché Jamal è il ragazzo italiano del tutto, che però dentro di sé fa scorrere ancora un po' di questa linfa delle sue radici. Ed è, secondo me, molto affascinante che lui recuperi queste radici ogni tanto. Talvolta, no, quando noi dobbiamo esprimerci nella nostra, in italiano, abbiamo comunque bisogno della nostra radice dialettale, o nel caso di Jamal, nazionale, perché talvolta ci sono alcune parole che sono intraducibili. Per esempio, la Silvia Nonno descrive Hamar, che è l'asino in arabo, suona molto più bello, no? Detto in questa lingua. Hamar, è proprio, c'è una musicalità, una sonorità fortissima. Così talvolta Eugenio Rabona, che è il mercante, che con Caravaggio condivide una parte del viaggio, deve, ed è casertano, deve esprimersi in napoletano, perché ci sono certi modi di dire che suonano molto meglio in napoletano, e quindi mi faceva piacere di metterci dentro. Sì, ecco, è un grande viaggio. È estremamente difficile, e quindi è una sfida che per me era bello provare a cogliere e lavorare su una storia che non hai inventato tu, ma che esiste già, ci sono dei personaggi che sono già in qualche modo delineati e, diciamo, una struttura da rispettare. Questa cosa dal di fuori potrebbe sembrare limitante, no? Per uno che fa il mio lavoro, invece di solito è tutto il contrario, perché è una sfida, e trovarti già di fronte un percorso tracciato ti permette di cercare la tua personale strada dentro quel bosco e cercare la tua via originale ad una cosa che in qualche modo ha già un'identità. La via poi era stata tracciata da degli amici, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Ciliegina sulla torta è stato quando Carla mi ha chiesto che artista doveva essere protagonista del mio libro, mi ha detto scegli pure, e io ovviamente ho scelto Giotto, perché come si intuisce dal mio accento io vengo da Padova, e quindi Giotto e la Cappella Scrovegni erano parte del mio immaginario fin da quando mi portarono in gita alla cappella la prima volta, penso alle elementari, e poi gita che si è ripetuta alle medie, al liceo e così via, e quindi era sicuramente l'artista fiorentino che più aveva acceso la mia immaginazione di padovano. Appena mi sono accorto che c'erano dei paletti, il mio tentativo è di trovare il modo di in qualche modo scardinarli e trovare la tua chiave originale lì dentro. Giotto, tra l'altro, che è il primo, forse non il primo, ma uno dei primi artisti in senso moderno del termine, Giotto è la prima persona che personalizza l'arte, si passa dal concetto di bottega, dove ogni artista della bottega più o meno vale uguale agli altri, al fatto che Giotto è il maestro, i clienti vanno da lui, è Giotto e la sua firma la cosa importante, perché la sua visione del mondo e dell'arte è interessante. E quindi da un certo punto di vista, passatemi, la Butad è un influencer di quell'epoca lì, e lui capisce benissimo un principio che oggi per esempio per gli influencer è molto chiaro: per essere il primo di tutti e quindi per poter essere sempre il numero uno devi cercare di fare delle cose sorprendenti a cui gli altri non avevano mai pensato. Dante Alighieri, bisogna dire, uno che sullo stesso tema aveva parecchio da dire, e infatti si è inventato una forma metrica e l'ha sviluppata nel più grande capolavoro della nostra letteratura, quindi insomma direi che erano amici per un buon motivo. Ovviamente mette sempre un po' di timore avvicinarsi ai grandissimi, e da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, tu sei così piccolino che sai che comunque qualsiasi cosa farai, insomma, troppo danno non lo puoi fare. Quindi hai quella umiltà mista a consapevolezza che ti dice vabbè, faccio del mio meglio e speriamo che basti. Ovviamente studio, devo dire la verità, è stato uno studio che ha riguardato più Dante che Giotto, perché appunto di Giotto molte cose le sapevo già e quindi quella parte lì ha richiesto meno lavorazione, e la parte di Dante invece ha richiesto degli aspetti diversi che non conoscevo e quindi
come sempre succede, quando i ragazzi mi chiedono la classica domanda: quanto ci metti a scrivere il libro? La risposta tipica è sempre: a scriverlo poco, a sapere che cosa metterci dentro molto di più. E quindi, come sempre, anche qui la scrittura effettiva del libro richiede qualche giorno e molti mesi se ne vanno a studiare i libri che ti permettono di sapere che cosa metterci dentro. Ecco, tra le fonti, io lo cito visto che Carla è qui, Emmons ha pubblicato da poco una bellissima edizione della Divina Commedia in audiolibro, tutta in audiolibro, commentata da Vittorio Sermonti, che è un capolavoro assoluto, e quindi io proprio consiglio caldamente, perché da fan, ecco, consiglio da fan, è bellissimo. Ricevere dei personaggi in eredità è vincolante, non è stato un vincolo problematico. A dire la verità, il vincolo problematico per me era un altro. Nei libri precedenti della serie, ogni volta che i ragazzi arrivano nel passato, Mercurio in qualche modo, attraverso tra l'altro dei biglietti in rima, e io non so scrivere le filastrocche in rima, è mio problema, ma non tutti possono fare tutto, guida i ragazzi in una sorta di giallo e di mistero. Questo per me poneva due problemi: uno, faccio fatica con le filastrocche e le rime; due, anche sui gialli non è che sia proprio fortissimo, e quindi in qualche modo mi sono chiesto come fare a gestire questa cosa che per me era problematica. Nel mio libro capita un piccolo evento quasi all'inizio, che scardina tutto questo, nel senso che quando i ragazzi arrivano per la prima volta nel passato, Mercurio è lì e vola via, e una freccia nera lo colpisce ad un'ala, ferendolo. Il fatto che Mercurio, che oltre che un loro amico è anche un po' la chiave per loro di poter viaggiare nel tempo e quindi ritornare un giorno nel presente, si sia fatto male, costringe i ragazzi a cambiare quello che per loro era già uno schema un po' assodato, cioè facciamo del nostro meglio, risolviamo un mistero e torniamo a casa. Si dovranno ingegnare per cercare di aiutare Mercurio, e perché col ferimento di Mercurio, che è l'elemento magico di questa storia, il loro mondo comincia ad andare un po' in pezzi, cominciano a capitare in questo mondo delle cose particolarmente strane che li costringeranno a cercare nuovi modi di cavarsela, ecco. E quindi si torna più nell'avventura, che era più una cosa nelle mie corde.